L'Ecomuseo Colombano Romean di Salvetra, in provincia di Torino, in Alta Valle di Susa, aderisce alla rete degli Ecomusei del Piemonte e partecipa all'iniziativa promossa dalla rete degli Ecomusei italiani, Gli Ecomusei sono paesaggio. Nella settimana del paesaggio 2021, che si festeggerà dal 21 giugno, l'Ecomuseo vi invita a una sintetica riflessione sull'importanza e sull'uso dei toponimi. I toponimi che permettono di affermare che l'Ecomuseo è trasmissione. I toponimi sono i nomi dei luoghi, sono arrivati fino a noi oralmente grazie alla lingua locale, nel nostro caso l'occitano. I tanti progetti che realizziamo, dalla cartellonistica alle ricerche toponomastiche, alla mappatura degli stessi toponimi sulle moderne basi cartografiche, alla pubblicazione di cahier nell'Ecomuseo, testimoniano il grande valore dei toponimi. I toponimi custodiscono il significato autentico del territorio e del suo paesaggio, con i suoi elementi naturali, culturali, sociali e di comunità. La Valle di Susa è orientata da est verso ovest e questo garantisce la presenza di un versante completamente esposto a sud, l'Adrei, il versante all'indiritto, quello più assolato e più caldo, da sempre sfruttato dall'uomo che vi ha costruito i propri insediamenti, i terrazzamenti per le coltivazioni. E il versante esposto a nord, l'indiritto. Il territorio naturale si divide tra appunto l'ambiente che è rimasto naturale, che è rappresentato dai boschi, dalle rocce, dai pascoli, e dal territorio invece trasformato dall'uomo, che principalmente sono i prati e i campi coltivati. Tutto il territorio ha la sua toponomastica in occitano. Per esempio, il bosco è detto il bo. Si divide tra le varie essenze legnose, quindi abbiamo i bo du piné, cioè di pino, i bletunè che sono i lariceti, poi abbiamo il sappo, le sapea che sono i boschi d'abete bianco, poi abbiamo le altre essenze legnose tipo la fraenea che deriva il nome dal frassino, oppure l'albeia che deriva il nome dal pioppo, l'albera, oppure abbiamo il plai e la zona degli aceri. Oppure abbiamo un'altra zona qui dietro di noi, tipo il Bessin, che sarebbe dove ci sono le betulle, il Bess e la betulla nell'occitano di Salvetra. Poi abbiamo ancora altri nomi in alta montagna, per esempio i boschi d'Ontani, si chiamano i Vernè. Invece nel territorio trasformato dall'uomo, qui siamo per esempio dentro un prato, qua siamo nel Pral da Ruina, questo nome deriva probabilmente che questa zona qua ha subito delle alluvioni, perché ruina vuol dire, l'etimologia deriva da rovina. Abbiamo la zona più bassa dei prati qua si chiama Pradlautr, perché rispetto al paese risulta dall'altro lato della Dora, quindi prati dall'altra. Poi abbiamo le varie zone con i campi, quindi Shan. Per esempio, vicino a Salvetra c'è un Shan Rion, poi c'è quindi Campo Rotondo, poi abbiamo un Shan Badi, i campi della Badia, quindi dell'abbazia, probabilmente appartenevano all'abbazia di Ulss. Poi sull'Adrei possiamo notare soprattutto tanti terrazzamenti. Tra i terrazzamenti l'uomo ha costruito anche una rete, un'enorme rete di canali per poter irrigare durante l'estate quasi tutti i terreni. Questo è dato dal fatto anche dal clima della Val di Susa, perché è molto secco nei mesi estivi, è ventilato, e quindi soprattutto per la coltivazione delle patate o per la crescita del fieno nei prati c'era bisogno di molta acqua. E quindi abbiamo vari, in patois si chiamano i bia.